Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vedremo tante belle cosette nuove. Quindi restate sintonizzati, iscrivetevi sia al canale YouTube che al Facebook Rovid Beer, vi lascio il link in descrizione, andiamo al video. Sigla! Allora, come dicevamo, questi sono i fusti, io per ora ne possiedo quattro e ne ho uno, un po' tutte le misure, diciamo, uno da 2 litri che utilizzavo per le sanitizzazioni, adesso come vedrete in questo video ho cambiato il modo di sanitizzare e quindi non utilizzo più questo fustino da 2 litri ma utilizzo una pompa e quindi adesso l'ho riempito, pieno di Session IPA, Pils, Session IPA, 2 litri, 3,6 litri, stessa dimensione un po' più alto, 4 litri ancora più alto, 5 litri invece più largo e più basso. Per ora quello che preferisco è quello da 5 litri perché riesco a metterlo in piedi e in frigo perché rimane abbastanza basso e quindi riesce a stare anche in frigo. Comunque sono tutti molto validi, tutti dello stesso materiale, fatti uguale e raccomandazione necessaria è quella che il fustino arriva con un tappo chiuso. Quindi siete voi che dovete acquistare a parte da un'altra inserzione o comunque da un'inserzione che comprende entrambi il connettore, quindi il tappo con i due connettori jolly, ok? E anche vi consiglio la valvola di sfiato, è una valvola che sfiata automaticamente al di sopra di una certa pressione, quindi vi evita che in caso di problemi, ad esempio se fate carbonazione in fusto, vi evita spiacevoli teoricamente esplosioni, ma comunque in un fusto di acciaio è molto molto raro, dovete proprio andare su di pressione incredibilmente, non sono come quelli di alluminio che invece esplodono con poco. Quindi comunque vi evita qualsiasi problema e al di sopra di una certa pressione, che al momento non vi so dire qual è, automaticamente si apre la valvola e sfiata la CO2 in eccesso e quindi il fusto rimane comunque intatto e completo. E come detto, bisogna comprare il connettore a parte, questo è il connettore da acquistare, ok? Si tratta di un connettore a vite, ha la filettatura che si va a vitare nella vite del fusto e ha questa sporgenza qua che è in corrispondenza con il connettore della birra, che è questo invece è quello del gas, e va applicato e arriva insieme al connettore questo che è un tubo in silicone che loro vi danno, voi lo andate a incastrare qua. Incastra perfettamente, come vedete, è lungo, quindi si adatta sia ai fustini più alti, tipo questo da 4 litri, sia a quelli più bassi, come questo da 3,6 o da 2 litri, o anche quello da 5, che comunque è alto esattamente, anzi è più basso di quello da 3,6, si adatta perfettamente e quindi una volta che l'avete avvitato, andate a vedere quanto è lungo il fusto e in caso questo tubo se deve essere troppo lungo, ad esempio per i 2 litri sarebbe incredibilmente lungo, potete anche tagliarlo, ok, con le forbici, tagliate e avete il fusto completo. Insieme a questo connettore, solitamente, 99% delle volte, mi è capitato solo una volta che non sia arrivato, arriva anche una bustina con, come vedete, gli O-ring di ricambio, le guarnizioni che servono come ricambio, perché comunque non è raro che queste guarnizioni si usurino, avvitando, svitando, staccando, attaccando i connettori, e quindi è molto buono avere anche il ricambio. E, detto questo, direi che è ora di passare al prossimo argomento. Intanto che preparo, è giusto e doveroso aprirsi una bella Session IPA, che ho imbottigliato, come dicevo, qualche giorno fa. L'apriamo, andiamo a versare. Come vedete, praticamente l'ho imbottigliata 3 giorni fa e col nostro bellissimo metodo di imbottigliamento in contropressione di birra fermentata in isobarico col Fermentasaurus qua dietro, abbiamo una birra già carbonata e già pronta. Direi che ci siamo, ha anche maturato un pochino stando in bottiglia in questi giorni. Perfetto, direi che il metodo funziona. Passiamo, come detto, al prossimo argomento. Benissimo, allora, il prossimo argomento è questo qua. Praticamente si tratta di un connettore che va a connettere la bombola classica CO2 che è possibile acquistare, trovate anche i link che vi lascio anche nell'articolo che scriverò poi sul blog, e questa che ha una bombola di CO2 tipo Soda Stream, ok?
io ho acquistato la bombola, ho acquistato questo riduttore di pressione che vi straconsiglio perché è molto preciso, ha un bel display, non so se si vede, abbastanza ampio, e ha una bella manopola per regolare, molto molto grande, come vedete io quando apro la CO2 sale, ok? E ha questo connettore con un portagomma che io ho applicato con questo tubo. Dopo vedrete dove lo utilizzo. Comunque, quello che vi voglio far vedere adesso è il riempimento di questa bombola tramite questa bombola. Allora, come facciamo? Andiamo a svitare questo connettore che connette la bombola al riduttore di pressione portatile, diciamo. Ok, allora, ho estratto il riduttore di pressione dalla bombola SodaStream e ora non ci resta altro che prendere il connettore, svitare questa vite che è quella che va a premere la valvola che c'è qua dentro e che quindi permette il passaggio della CO2. Noi la svitiamo, diciamo, abbastanza di modo che non vada a premere quella valvola e poi possiamo attaccarla qua nella bombola. Ok, avvitiamo del tutto bella stretta. Ok, poi prendiamo la bombola SodaStream, andiamo ad avvitare dall'altra parte sempre a bombola chiusa. Avvitiamo, una volta che è completamente avvitata, ok, e apriamo questa, quindi facciamo open, ok, e andiamo a stringere questa vite che quindi va, come detto, a premere la valvola che c'è qua all'interno e permette il passaggio della CO2. A questo punto, se questa fosse vuota e questa fosse piena, da qua la CO2 passerebbe e andrebbe a saturare questa bombola, ok? Quindi arriverebbe alla stessa pressione e si riempirebbe la bombola di SodaStream. Una volta che la bombola è piena, quindi lo sentite perché smette di fare rumore e quindi vuol dire che la bombola è satura, voi andate a svitare nuovamente questa vite, quindi andate a diciamo ad alzare questa valvola che c'è qua dentro e potete svitare la bombola SodaStream. Ok, fa il suo sfiato quando lo state svitando perché si va a premere questa valvola. Una volta che è svitata abbiamo la bombola piena e la possiamo andare a riattaccare al riduttore di pressione e la possiamo utilizzare come bombola portatile per andare a spillare i nostri fusti quando siamo in giro o per utilizzare degli spillatori portatili come quello che vedrete tra poco. Eccolo qua, questo è il frigorifero portatile che mi sono costruito. Come vedete ho applicato due spine sul davanti e il loro gocciolatoio al di sotto. Il frigorifero è uno di quelli classici da picnic, ha il suo manico per il trasporto ed ha il coperchio che si apre per poter inserire i fusti ed eventualmente la bombola di CO2 e anche il ghiaccio per poter tenere i fusti al fresco. Le due spine hanno entrambe anche il regolatore per il flusso e al di sotto delle spine ho posto un gocciolatoio, come vedete, che ha la parte sopra smontabile per poterla pulire. Sotto al gocciolatoio ho messo un pezzo di polistirolo duro che va a pareggiare la base e permette al frigo di restare stabile quando appoggiato, altrimenti ballava, vedete che è abbastanza stabile. Girandolo dalla parte opposta apriamo il coperchio e vediamo cosa c'è dentro. Allora, per montare le spine ho semplicemente fatto due fori della giusta misura ed ho applicato le due viti. Come vedete sono molto molto di misura, hanno il loro portagomma con i tubi e con i connettori ball lock per birra, due connettori, uno per una spina e uno per l'altra. Come dicevo, la vite praticamente delle due spine è molto di misura perché ho preso quella un po' più corta. L'ho fatto perché volevo avere il maggior spazio possibile all'interno del frigorifero, che comunque rimane piccolino. E esiste anche la possibilità o di cambiare e quindi comprare soltanto la vite apposita più lunga per le spine, oppure di comprare le spine direttamente con la vite più lunga e in caso il vostro frigo che acquisterete avesse una parete un po' più larga. E all'interno, come vedete, ho messo anche la bombola di CO2 che ci sta così stesa, poi vedrete come. La bombola ha, come abbiamo visto prima, il suo regolatore di pressione posto al di sopra con la manopola, ha anche essa un portagomma alla quale ho applicato un tubo e dall'altra parte, come vedete, c'è il suo connettore grigio per la CO2 che va applicato nella parte gas dei fusti.
Questo è la costruzione semplicissima, il gocciolatoio anch'esso l'ho applicato semplicemente con due viti e quindi molto molto semplice. Mi pare ovvio che per come è settato ora il frigorifero non è possibile spillare due birre e quindi due fusti assieme, perché il connettore jolly della CO2 è soltanto uno. Infatti, come ho scritto anche nell'articolo, ho già acquistato, ho già fatto l'ordine su AliExpress di un splitter, uno sdoppiatore di CO2 che andrò poi ad applicare all'interno del frigorifero con due viti e che mi splitterà il singolo tubo di CO2 in due separati, con due connettori jolly separati, e quindi andrò a applicare tutto quanto ai fusti e potrò spillare due fusti alla volta. Ecco come si presentano i fusti inseriti all'interno del frigorifero. Come vedete c'è quello da 3,6 un po' più stretto e alto e quello da 5 litri un po' più largo e basso. Ci sta anche la bombola di CO2 per far stare il fustino da 3,6, come vedete che è un po' alto, andava a toccare sul coperchio, quindi ho dovuto tagliare una parte di coperchio che comunque ora si chiude bene e tiene anche abbastanza bene il fresco. Vedete, questa parte qua rimane un pochino più leggerina rispetto all'originale. Comunque vedete, ci sta anche la bombola di CO2 col suo connettore che si attacca o in un fusto nell'altro, seconda, almeno finché non ha lo splitter, come ho detto. L'unica cosa da tenere presente è che con i due fusti e la bombola inseriti si fa poi un po' fatica a mettere il ghiaccio per tenere fresco. Vedete, la parte per tenere fresco, diciamo che rimane qui e rimane qualcosina sopra, quindi bisogna un po' ingegnarsi e trovare dei ghiaccini portatili, diciamo un pochino piccoli. L'ultima cosa che rimane da vedere è la spillatura. Questa qui è la prova di spillatura della Pils che abbiamo fatto con quella lunga videocotta. Come vedete viene spillata molto bene, adesso il bicchiere era un po' sporco quindi ha fatto molte bolle alle pareti, però diciamo che lo spillatore funziona a dovere. Come vedete spillata molto bene, la schiuma molto bella. Sempre in relazione all'articolo che ho scritto sul sito, questa è la prova di funzionamento della bilancia. Come vedete sto riempiendo un fusto dal Fermentasaurus e questa è la bilancia che, come ho detto, è abbastanza funzionale e costa il giusto. L'ultimissima cosa che vi voglio mostrare è questa qui. Allora, sono riuscito a trovare una pompa con gli attacchi John Guest, sono attacchi da 6 mm, io ho messo degli adattatori, li ho adattati ai tubi che uso io solitamente, che sono quelli con l'esterno da 8,5 mm, e li ho attaccati, come vedete, in ingresso qua alla pompa tramite il connettore della birra, poi in uscita sono andato alla parte del liquido della pistola, quindi va a riempire col sanitizzante la bottiglia. Quando la bottiglia è piena esce da questa valvola, va nel tubo di spurgo che è collegato, ecco qua, al tubo del fusto della parte del gas, e quindi il ricircolo io sanitizzo sia fusto che pistola. Anche questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto e che vi siano piaciute le idee che ho portato e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo chiaramente di iscrivervi sia al canale Facebook che a quello YouTube e ci vediamo alla prossima. Sigla!